La cosa che mi ha interessato moltissimo quando ho iniziato a studiare i 72 angeli della Kabbalah era il fatto che il nome dei 72 angeli erano composti da 22 lettere ebraiche, in realtà 21, perché una, la Gimel, non è parte del nome dei 72 angeli. E volevo capire perché fondamentalmente queste tre lettere fossero parte della formazione del nome di ogni angelo, a formare appunto una tripletta, il concetto della Trinità. La cosa che mi ha affascinato moltissimo è stato scoprire che le lettere ebraiche in realtà sono una dipendente dall'altra, una deriva dall'altra. Sono campi di coscienza che il Divino ha creato per energie che ci permettono di manifestare, portare nella realtà, nella materialità, le energie del Divino. Infatti il nome di ogni angelo alla fine si rivela essere una qualità divina. La lettera ebraica che lo compone, e in questo caso appunto sono tre, ci dice come farlo, ci dice quali sono le energie che creano, tra virgolette, conflitto dentro di noi e come possiamo operare e lavorare, in quale direzione possiamo andare per creare questo fluire di energie. Sono simboli che hanno un significato molto alto e che ci parlano che della qualità su cui dobbiamo lavorare per manifestare la qualità che l'angelo, il nome dell'angelo nel suo complesso vuole, esprime e vuole manifestare.